Ciao a tutti, nuovo video sui prodotti terminati, ne ho un po' e anzi non sono neanche tutti perché alcuni flaconcini mi sono sbagliata, li ho buttati, quindi non sono neanche tutti, però sono comunque abbastanza, quindi cominciamo subito. Io non so ragazzi, consumo più prodotti per le sopracciglia che fondotinta praticamente, comunque ho finito il Cabrau e questo ragazzi ho impiegato veramente tantissimo a finirlo perché è stato il mio primissimo, primissimo Cabrau, già ne sto utilizzando un altro, ve ne ho parlato tantissime volte, si tratta di un gel per sopracciglia, peraltro nel packaging c'è anche il pennellino, è veramente fantastico, resistente, waterproof, resiste anche magari d'estate se vi capita di sudare. Questo l'ho testato veramente in tutte le condizioni, quindi non mi dilungo troppo anche perché ve ne ho parlato diverse volte, però vi dico che è assolutamente un ottimo prodotto e uno di quei prodotti da avere nel proprio beauty. Ho poi terminato ben tre matite sopracciglia di Pupa, queste sono le Eyebrow Pencil in tutte le tonalità 01, 02 e 03, ragazzi, perché obiettivamente io quando trucco le mie sopracciglia, a seconda del trucco che ho intenzione di realizzare, coloro le sopracciglia con tonalità diverse, quindi a poco praticamente le consumo in tutte le tonalità. Continuiamo quindi con il make-up. Ho finito un altro di questi eyeliner di Too Faced che io adoro. Come si chiama questo? Lo Sketch Marker. È un eyeliner in penna davvero buono. Se lo promuovo io, che sono un amante dell'eyeliner da anni, vuol dire che è veramente un ottimo prodotto, facile da applicare, un'ottima punta, perché alcune volte le punte degli applicatori, insomma, degli eyeliner in penna sono o troppo morbide o troppo rigide, e questa secondo me è proprio perfetta e si mantiene perfetta fino alla fine. Vi dicevo, un nero intenso, super 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 resistente. Non mi è mai successo con questa di ritrovarmi con la codina mancante, che è una cosa che io proprio odio. Davvero un ottimo eyeliner, ho perso il conto delle volte in cui l'ho ricomprato, ma continuerò a ricomprarlo perché è veramente fantastico. Da amante degli eyeliner ho finito quindi anche un altro eyeliner, questo è quello di Lancôme, mi è piaciuto anche questo tantissimo. Peraltro, a parte il packaging che è veramente carinissimo secondo me, mi è piaciuto molto anche il fatto, vedete, che si può inclinare in questo modo, quindi ha un'applicazione davvero agevolata perché poi si può inclinare sia da un lato che dall'altro lato, oppure si può utilizzare in questo modo. Io vi dico, in generale amo le punte in feltro, non amo le punte tipo pennellino, per intenderci, con le setoline, non mi sono mai piaciute troppo. E anche questo è un ottimo prodotto, nulla da dire. Questo è il Grandiose Liner o Grandiose Liner, a seconda se lo vogliamo spezzare con l'inglese oppure se vogliamo continuare con il francese. Comunque, assolutamente promosso. Mi è piaciuto tantissimo. Pugnettina da make-up, ragazzi. Questa è la spugnetta di Lotti London. La vedete sporca perché ho fatto l'ultimo utilizzo. Poi ho detto ok, la devo gettare. Basta, non la lavo un'altra volta. Allora, questa l'ho utilizzata per circa 4 mesi. Adesso ha qualche buchettino, insomma, comincia a perdere pezzettini. Vi devo dire che, nonostante sia una spugnetta estremamente diversa dalla Beauty Blender originale, perché questa è veramente dura, rigida, e nonostante in genere spugnette così rigide a me non piacciono perché noto quasi che fanno fatica a sfumare bene il prodotto, non mi fanno impazzire, questa è stata veramente buona, nel senso che sfumava davvero bene i prodotti, che sia correttore, che sia fondotinta, insomma. Ed io ragazzi ho continuato a sperare che utilizzandola si sarebbe ammorbidita, e invece no, rigida era, rigida rimasta, anzi forse con gli utilizzi è diventata ancora più rigida. Però ecco, sono contenta di parlarvene perché so che ovviamente c'è chi preferisce la spugnettina più morbida, c'è chi preferisce la spugnettina più rigida. Se siete amanti delle spugnettine più rigide, questa lavora davvero bene, quindi sfuma benissimo il prodotto, non lo trascina, ma proprio lo sfuma alla perfezione. Quindi questa, appunto, se siete amanti delle spugnettine rigide, è consigliata. Arriviamo alla skincare, e io ogni volta che finisco un prodotto di skincare mi meraviglio, perché se io ho una mole di prodotti di skincare veramente impressionante, ne ho tantissimi aperti che io alterno a seconda di che ora è, a seconda di come mi vedo la pelle, a seconda di come sto quel giorno. Quindi, considerando appunto che ne uso così tanti, ogni volta ne finisco uno, dico: oh mio Dio, come ho fatto a finirlo? Comunque, per l'ennesima volta ho finito il tonico di Dior. Devo dire, mi piace veramente tantissimo, mi lascia proprio una bellissima sensazione sulla pelle. E voi direte: vabbè, un tonico, uno vale l'altro. No, perché vi posso dire che comunque, avendone provati tanti, ci sono stati alcuni tonici che proprio non mi sono piaciuti e che quindi non ho neanche continuato ad utilizzare. Comunque, tornando a questo, se mi seguite da un po', avrete visto che appunto nel corso del tempo ne ho consumati diversi, perché secondo me è un ottimo tonico. E adesso ragazzi vi sorprenderò perché ho finito non uno ma due detergenti di Benefit. Questi posso dire che sono tra i miei detergenti preferiti. L'unica cosa che non mi piace molto di questi detergenti è proprio la plastica, perché è veramente molto rigida, quindi quando comincio ad arrivare alla fine si fa fatica a premere, insomma, per prendere tutto il prodotto contenuto all'interno, perché è proprio rigida, è veramente molto molto dura come plastica. Però per il resto il prodotto è veramente fantastico, vi lascia una pelle pulitissima.
buonissima, pur essendo molto delicato. La consistenza è quasi di una mousse, per intendere. Non è proprio una mousse, quasi una mousse. Una mousse un po' più ricca, ecco, chiamiamola così. Però sono veramente ottimi, quindi straconsigliati, strapromossi. Maschere, ragazzi, queste non sono neanche tutte, perché spesso, insomma, le confezioni le getto direttamente, anche perché conservare queste vuol dire fare il disastro, perché ovviamente continuano a perdere il liquidino che hanno all'interno. Vi parlo ovviamente di quelle che ho qui. Ho provato la SOS Winter di Face D e, ragazzi, mi ha proprio delusa, perché onestamente io, tolta la maschera, avevo quasi necessità di applicare una crema viso e sono rimasta delusissima, perché mi aspettavo un'idratazione di quelle profondissime che sarebbe durata tipo per giorni e giorni e giorni, e invece no, non mi ha dato proprio questa sensazione di pelle particolarmente idratata. E rimossa la maschera mi sentivo quasi un film sulla pelle, tant'è che dopo un po' io sono andata a risciacquare il viso perché mi stava dando quasi fastidio. Quindi ecco, prometteva di essere una maschera lenitiva, però su di me almeno non ha fatto effetto. Fatemi sapere nei commenti se l'avete provata e come vi siete trovate. Altra maschera che è stata un po' una delusione è questa di Sephora, il patch per le labbra. Vi devo dire che non mi ha fatto la differenza, avevo le labbra un po' screpolate, mi aspettavo un'idratazione un po' più profonda, e invece, ragazzi, vi devo dire, dopo che l'ho tolta non era cambiato granché. Quindi, nonostante sia una maschera appunto idratante, credo che vada meglio come idratazione extra, quindi non per labbra screpolate, se avete le labbra appunto in quel momento belle, già sane di loro, andate a mettere questa, vi dà un'idratazione extra in più. Però se avete le labbra screpolate, fate questa magari per cercare di risolvere un pochino la situazione. No, e voi direte: ok, ma se hai le labbra screpolate, insomma, non è che puoi aspettarti il miracolo da un patch labbra. Assolutamente no, però vi posso dire che io ho dei patch labbra che sulle labbra fanno davvero il miracolo. Sono queste, ve le avevo mostrate forse nell'ultimo compro cosa a caso sul web, sono veramente fantastiche. Sono i patch labbra di Patchology, ragazzi, questi straconsigliati, sono una bomba. Cioè, voi avete le labbra screpolate, mettete questo in posa, vi tornano le labbra praticamente nuove, morbidissime, cioè una cosa spettacolare. Passiamo oltre, sempre di Patchology, ragazzi, io non so come si pronuncia questo brand, è un problema. Ho provato la Hydrate 5 Minute Flash Mask e, ragazzi, anche questa è veramente buonissima. Quindi vi devo dire, ragazzi, tutti i prodotti che ho comprato di questo brand, quindi questa, i patch labbra, i patch occhi, sono assolutissimamente promossi, quindi se avete bisogno di un'idratazione profonda ve la straconsiglio. Proprio oggi ho provato questa e, ragazzi, è pienissima di prodotto, quindi spero di non sporcarmi. Se non avete visto il video nel quale la provo, ve lo lascio linkato, anche perché è stradivertente quel video. È della OMG, è una maschera purificante ed idratante, quindi c'è il lato 1 dove fa appunto le bollicine, va a purificare la pelle, e poi c'è il secondo step nel quale c'è la maschera super super idratante. Ragazzi, io adesso mi sento una pelle bellissima, considerate non ho su neanche il fondotinta, cioè mi ha lasciato una pelle proprio morbidissima. Questa me l'avevano regalata a Gem Beauty, ma assolutamente io voglio fare una scorta a vita di queste maschere, perché è una bomba. Ragazzi, io poi di queste non ve ne parlo neanche più, perché ne consumo talmente tanto, ve ne ho parlato talmente tanto di queste maschere, queste di Tony Moly alla camomilla, non so cos'altro aggiungere. Sono fantastiche, sono buonissime, sono quelle maschere che io devo sempre avere, perché sono veramente strabuone e mi piacciono. Mi piace la sensazione che lasciano sulla pelle, peraltro poi, come vedete, io tendo a tagliarle, perché la prima sera faccio la maschera con appunto la maschera in tessuto, dopodiché io conservo il prodotto che rimane all'interno, perché ne rimane veramente tantissimo, è in gel questa, e poi le sere successive vado ad applicare questo gel come una maschera non in tessuto, quindi come una maschera normale, ed è veramente buonissima. Arriviamo poi a quelle idratanti del Dr. Jart, anche questa, cosa gli vogliamo dire, è una maschera veramente fantastica, ma in generale le maschere del Dr. Jart mi piacciono davvero tantissimo, quindi anche questa assolutamente promossa, vi lascia proprio una bella pelle. Arriviamo poi alla sezione doccia, ho terminato il bagno doccia appunto ipnosi di Alchemilla. Questo è uno dei miei bagno doccia preferiti da non so quanto tempo, perché è veramente buonissimo, la fragranza è divina. Anche di questo ve ne ho parlato tantissime volte, poi all'interno ci sono 500 ml, quindi dura anche un bel po', è veramente un ottimo prodotto. Poi, insomma, conosciamo la qualità di Alchemilla, sono prodotti fantastici. Per quanto riguarda i capelli, poi ho terminato un balsamo e una maschera. Questo è il balsamo 3 Minute Miracle di Pantene, della linea di Genera e Protegge, ragazzi, veramente fantastico, proprio buono buono buono, per essere un balsamo ha un potere idratante pazzesco proprio, quindi assolutamente straconsigliato, perché vi lascia dei capelli morbidissimi e
profumatissimi. E poi ho finito la maschera alla cheratina di Phyto. Anche questa, ragazzi, è stata una maschera che io ho veramente amato. Ecco, magari se state cercando un prodotto alla cheratina per i vostri capelli, c'è questa linea di Phyto che è veramente molto buona. Hanno anche lo shampoo, insomma, hanno diversi prodotti della linea. Ho solo 4 minuti nella scheda di memoria, ma questo è l'ultimo prodotto. Ho terminato questa crema corpo della linea Milk Lovers di Pupa, ragazzi. Cioè, questo ragazzi ha un profumo di latte di mandorla veramente paradisiaco, un ottimo potere idratante e nutriente. Per la sua consistenza ideale anche per i massaggi, perché comunque impiega un pochino per assorbirsi, questo sì, però è veramente buonissima, mi è piaciuta davvero tanto. Ho apprezzato molto anche il packaging, perché era proprio carino da tenere esposto in bagno. Questa, così come altri prodotti di questa linea che ho provato in passato, sono assolutissimamente promossi. Ok ragazzi, con questo è tutto, fatemi sapere nei commenti se avete provato alcuni dei prodotti che vi ho mostrato nel video, come vi siete trovati. Io vi ringrazio come sempre per aver seguito anche questo video, se non siete ancora iscritti al canale trovate il tastino qui sotto per iscrivervi, non vi dimenticate di attivare la campanella così non perderete i prossimi video, io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!